Ciao a tutti da Miranda, benvenuti sul mio canale e finisco con l'elemento di acqua, cancro, scorpione e pesci. Se avete appunto il segno lunare o l'ascendente in altri segni, andate a sentire tutti i video. La prossima volta sicuramente li farò in ordine, dall'ariete al pesci. Scrivetemelo anche sui commenti se preferite per elemento o appunto in ordine. Io li preferisco in ordine, però oggi ho provato a farli un po' così per elemento, eh. Allora, se non mi siete iscritti al mio canale, potete farlo cliccando la campanellina scura sulla destra per ricevere tutte le notifiche, appunto, per la campanellina. E se volete un consulto privato, troverete l'indirizzo in basso in descrizione sotto ai video. Quindi andiamo avanti con il segno del cancro. Lascerete un periodo buio per arrivare a un periodo più positivo, finalmente. La carta della legge cosa dice? Ci dice che appunto potreste avere un'udienza in tribunale, voi segni del cancro, qualcosa che ha a che fare con la legge. Tanta solarità con gli amici, tanto calore e quindi questo andare d'accordo. Appunto, vi porterà anche a un periodo più positivo, magari riuscirete a rafforzare un'amicizia che si potrebbe trasformare in amore. Per gli uomini vedo già una donna, oppure potreste avere a che fare con qualcuno sul lavoro, una donna. Le accuse, ci saranno delle accuse, probabilmente appunto dovrete andare in tribunale magari per un'udienza, comunque ci saranno, riceverete delle accuse, niente di male. Lo specchio vuoto ci dice appunto che questa lettura è per voi, vi specchierete guardandovi allo specchio, rendendovi conto che quello che sta per accadere, cioè il periodo brutto che si trasforma in periodo bello, si trasformerà, riuscirete a capire questa cosa qua, quindi un periodo più positivo, questa lettura proprio per voi. Se volete un consulto privato personalizzato, perché queste sono sempre stesse generiche, contattatemi privatamente. Avrete tanta ansia, però riuscirete appunto a difendervi e probabilmente da queste accuse. Quindi diciamo sì, tanta ansia, accuse, ma ce la farete, eh? Quindi calma e coraggio. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi. Che cosa ci confermano, che cosa ci dicono per il segno del cancro. Dovete tirare fuori la forza perché non ne avrete tanta, non ne avrete tanta. Un po' di fatiche lavorative. Qua ci vedo sì un po'. E il 6 di coppe, appunto, dovete cercare di uscire, appunto, uscirete da questo periodo. Questo probabilmente avete avuto dei conflitti con gli amici, che però riuscirete appunto a risolvere, ad avere appunto dei bei contatti con gli amici. Andiamo a vedere le altre carte. Le vigliaccherie sul lavoro le supererete perché la carta è uscita al contrario, appunto il 5 di spade. Quindi supererete, ecco, infatti avrete tanta forza per superare tutto questo. La carta del 10 di denari, eccola qua. Ci dice tanta fortuna, indica tanta fortuna, quindi uscire da questo periodo negativo, fortuna economica, fortuna sentimentale. Ci saranno tanti messaggi, riceverete tanti messaggi, quindi potrebbero esserci messaggi da parte degli amici o messaggi per lavoro. La donna giustizia, ci vedo già una donna per gli uomini, ahimè, è uscita capovolta, quindi per gli uomini non sarà pronta per l'amore. Per le donne qui non ci vedo nuovi uomini, però ci sarà un bel rapporto con gli amici. E ce lo dice, ce lo conferma anche la carta del 10 di denari. Quindi vediamo gli angeli che cosa vi consigliano, eh? Vediamo che cosa vi consigliano gli angeli. Comunque una bella settimana per il cancro, sì. Gli angeli vi consigliano di pensare positivo,
Appunto, pensare positivo, perché se appunto pensate positivo, riuscirete ad uscire da questo brutto periodo per andare incontro a un periodo migliore. E io me lo auguro per voi. E questo era il segno del cancro. Ponetevi la domanda. Adesso il mio quadernino vi risponderà. Intanto che sistemo le carte, magari pensate alla domanda. E il mio quadernino vi dice: la prossima stagione arriverà ciò che hai chiesto. La prossima stagione arriverà ciò che hai chiesto, che sta per arrivare. Appunto, se hai chiesto qualcosa per l'amore o per il lavoro, si avvererà, e cioè durante l'autunno. Questo era il segno del cancro. Andiamo avanti col segno dello scorpione. Se avete la luna o ascendente, potete ascoltare anche lo scorpione. E poi finiamo con i pesci. Sentite gli altri video se avete appunto ascendente o luna in un altro segno oppure per un'altra persona. La carta dello specchio vuoto. State cominciando a riflettere, a pensare. La carta della riunione per lo scorpione, potresti avere delle riunioni sul lavoro, in famiglia. Ecco la carta dell'eredità, magari qualcuno che vi lascerà qualche eredità, oppure avrete a che fare appunto tutto quello che riguarda l'eredità, gli antenati, la famiglia, ecco. Poi la carta dell'infanzia, avrete delle notizie, potreste avere delle notizie dei bambini oppure le persone con voi potrebbero avere appunto un comportamento infantile. Riuscirete a stare meglio la settimana prossima, appunto che sarà quella dal 7 al 13 settembre 2020, quindi se avete iniziato delle cure, se volete disintossicarvi da qualcosa, comincerete a stare meglio anche psicologicamente, riceverete una bella sorpresa, quindi sorprese. In amore, potrebbe essere anche lavoro. Per le donne ci sarà l'arrivo di un uomo, ci potrebbe essere, oppure il ritorno di questa persona, per chi appunto preferisce gli uomini. Andiamo a vedere con i tarocchi, per lo scorpione, che cosa dicono i tarocchi. Vediamo un po', infatti il 9 di spade, siete stati abbattuti, ma riuscirete a farcela, supererete questo problema e ce lo dice anche la carta della salute, quindi starete meglio anche psicologicamente. La carta dell'aristocrazia, ecco la carta dell'eredità, probabilmente riceverete qualcosa in denaro, appunto, economicamente, da parte di un vostro parente, magari vi lasceranno qualcosa in eredità, oppure qualcosa appunto che riguarda la famiglia, potrebbero anche farvi un regalo, ecco perché qua c'è la carta del regalo, sorprese. Con la carta del sole che è uscita, ahimè, al contrario, dovrete fare in modo di girarla. Adesso però andiamo a vedere queste carte. Infatti c'era uscita la carta appunto del 9 di spade. Siete forse ancora battuti. Lascerete qualcosa con l'8 di coppe. Lascerete qualcosa o qualcuno. Vi allontanerete da una situazione. E andando incontro a qualcosa che ancora non sapete, comunque lascerete sì qualcosa. La carta del diavolo al contrario, quindi diciamo che i tradimenti che avete subito, le angosce, diciamo le supererete, oppure potreste avere a che fare, diciamo, con una storia sessuale che però si potrebbe trasformare, ecco, anche in amore. Per le donne qua infatti ci vedo un uomo che però nuovo è uscito capovolto. Quindi magari questo stesso potrebbe non essere pronto per l'amore, oppure trattasi di due uomini, uno pronto per l'amore e uno, ahimè, che non sarà pronto per l'amore. L'asso di spade che mi è uscito al contrario ci dice appunto
che i progressi, i progetti che state portando avanti, ci saranno, ma non saranno appunto la prossima settimana. Dovrete un po' pazientare, però diciamo ci vedo successo lo stesso, ma non sarà per la prossima settimana. Piano piano ci vedo più riunioni lavorative e qualcosa che dovrete portare a termine. A termine, piano piano comunque riuscirete perché siete in una fase, diciamo, secondo me, di stallo, perché me lo dice questa carta dell'otto di coppe. Avete avuto queste sofferenze, però piano piano ce la farete perché ce lo dice la carta della salute. Meno male che appunto magari qualcuno potrebbe anche lasciarvi qualcosa di eredità o ricevere magari appunto una sorpresa in denaro, dei soldi che aspettavate. Vediamo che cosa vi consigliano gli angeli, cosa consigliano gli angeli al segno dello scorpione. Abbondanza, direi abbondanza con la carta dell'aristocrazia e qualcuno che potrebbe lasciarvi qualcosa, oppure potrebbe trattarsi anche di un nuovo lavoro, un regalo, una promozione, ecco, lavorativa. Abbondanza. Ponetevi la domanda e il mio quadernino risponderà al segno dello scorpione. Scorpione. La prossima stagione arriverà ciò che hai chiesto. La prossima stagione arriverà ciò che hai chiesto anche per te, per l'autunno. Allora, adesso finiamo con il segno dei pesci, che fa parte sempre del segno dell'elemento di acqua, scusate. Sono arrivata all'ultimo segno, li ho fatti tutti oggi, tutti appunto in questo momento. Ecco, finiamo con il segno dei pesci, se avete appunto il segno lunare o l'ascendente, il segno dei pesci, ascoltate anche questo video oppure gli altri video, magari parlate con un'altra persona. E quindi segno dei pesci, vedo già una separazione, ci potrebbe essere una separazione la prossima settimana, magari vi volete separare voi stessi e volete lasciare vostro lui e la vostra lei, avrete a che fare con la famiglia, qualcosa che ha a che fare con la famiglia, il peso della famiglia, lavorare tanto per la famiglia appena uscita la carta del lavoro, potrebbe trattarsi anche di un nuovo lavoro per il segno dei pesci, riceverete una gioia e magari sarà dopo questa separazione riceverete appunto questa gioia. Poi la carta dell'evoluzione, quindi progressi sul lavoro, progressi per l'amore. Poi abbiamo anche la carta della gelosia. Potrebbero essere delle gelosie, le persone saranno gelose perché? Perché andrà bene sul lavoro, perché riceverete questa gioia e quindi alcune persone potrebbero essere gelose, ma soprattutto per l'evoluzione che avrete. Il ritorno. Ecco, vedete, carta della separazione, pesci, ritorno e gioia. Quindi, se non avete avuto la separazione, magari ce l'avete già avuta qualche settimana fa, comunque in passato, oppure ce l'avete la prossima settimana, ma ci sarà il ritorno di una persona o più persone e la gioia. Quindi diciamo una settimana molto soddisfacente per il segno dei pesci. Andiamo a vedere con i tarocchi. Quindi una bella settimana, eh? Non male, non male. Certo sono sempre stese generiche, come dico sempre, quindi contattatemi privatamente per avere un consulto più preciso, personalizzato. 10 di denari, perfetto, caspita, con l'evoluzione ci sta. Quindi prosperità, ricchezza, ma anche fortuna in amore. Supererete le vigliaccherie sul lavoro col 5 di spade, infatti ci sono state queste gelosie e supererete. Sì. La carta del 6 di denari ci dice appunto che in passato non avete, diciamo, avuto tanto lavoro, ma il lavoro però arriverà.
arriverà dopo queste fatiche. Ecco, la carta del trionfo, la carta del trionfo con l'evoluzione ci sarà successo, successo sul lavoro che arriverà, arriverà. E la carta della giustizia, infatti, ci dice che ci sarà giustizia per voi. Quindi arriverete al traguardo, e la carta dell'evoluzione degli oracoli ce lo conferma. Giustizia per voi, ci sarà giustizia per appunto questa separazione, per il lavoro, comunque trionfo. La carta del 6 di coppe ci dice appunto che le vostre amicizie, tutto quello che riguarda amicizie e anche lavoro, ci sarà il superamento della situazione. Per le donne ci vedo un uomo, nuovo uomo, l'infante di coppe, che potrebbe appunto trattarsi di questo ritorno in amore, magari sarà lui stesso, appunto, oppure un nuovo amore. Per gli uomini, sì, ci vedo la donna giustizia che potrebbe essere pronta o no per l'amore. E quindi, diciamo, questo era il segno dei pesci, settimana 7-13 settembre 2020. Vediamo gli angeli che cosa vi consigliano. Vediamo gli angeli che cosa vi consigliano. Chiedi ai tuoi angeli, diciamo, come dire, prova a pensare, a meditare, a chiedere ai tuoi angeli quello che più ti piace fare, e avrai la risposta dentro di te. Adesso ponetemi la domanda e il mio quadernino vi risponderà. E il mio quadernino vi dice: non confonderti davanti alle false promesse. Rifletti, non confonderti davanti alle false promesse. Rifletti. Quindi, se qualcuno ti ha promesso qualcosa, o invidioso, non confonderti, rifletti, rifletti su tutto. Se hai subito queste vigliaccherie, non ci saranno appunto le carte uscite, al contrario, riuscirete a superare appunto queste cose perché è uscita la carta dell'evoluzione. Comunque, per quello che hai chiesto, il mio quadernino ti ha risposto così. E questi erano i segni appunto di acqua, elemento acqua, cancro, scorpione e pesci. Se vi interessano gli altri segni, andate a sentire gli altri video. Auguro a tutti voi un buon fine settimana e un saluto da Miranda. Alla prossima, ciao!